Secondo me tutti i personaggi contribuiscono con una propria visione a fare luce su questa storia oppure addirittura a ricoprirla ancora di più sotto un tappeto o facendo scendere una coltre di menzogne, di mezze verità. Credo che il personaggio di Roberto si muova abbastanza bene in questa semioscurità perché è un essere notturno, perché è un uomo a cui è stato sottratto il sonno, no? Che come diceva la tragedia scozzese, è il balsamo dei giusti e quindi forse anche lui non ha in sé tutta questa giustezza e cerca di attraversare questa oscurità, magari per cercare anche per se stesso un barlume di luce che corrisponda ad una seppur parziale verità delle cose. Sono moglie, Claudia, la moglie di Roberto. Una moglie abbastanza possessiva, una moglie credo che è stata anche innamorata di suo marito, una donna determinata, che adora sua figlia e che sarebbe pronta a fare qualsiasi cosa pur di proteggere non solo il suo nucleo familiare, ma anche il suo piccolo paese, Forte dei Marmi. E questo la condurrà forse in una zona un po' d'ombra, nel senso che senza rendersene conto, o rendendosene conto, anzi, per fare del bene, con grande arroganza, nasconderà delle evidenze o contribuirà a far sì che l'intrigo non si risolva. Quello di Elena è chiaramente più vicino a una figura di una madre bambina, di una mamma completamente immatura che lascia correre tante cose, che infatti poi si ritrova questo disastro in casa con Dario. E dal punto di vista della femminilità, anche sicuramente una certa immaturità, una certa dose di cose proprio non risolte nella vita adolescenziale o comunque nella parte finale della sua giovinezza, tant'è vero che poi le cose che rimangono in ballo, così come la storia con Roberto, poi ritornano e ritornano forse per restare. Non è certamente il professore dell'attimo fuggente, insomma, è un narcisista. Ecco. Sicuramente è un narcisista e come tutti i narcisisti è profondamente immaturo perché è innamorato di se stesso più che degli altri, perché le sue manie di grandezza in realtà sono tanto grandi quanto i suoi buchi, quanto le sue debolezze, che poi sono l'aspetto più inquietante di questo personaggio. Che è in un certo senso opposto e complementare al personaggio di Marco D'Amore per un aspetto solamente che forse è quello più interessante sia nel libro che nella sceneggiatura che poi nel film. Marco, il personaggio di Marco, Roberto guarda, cerca la verità spiando la loro vita, quindi crede nel fatto che la verità sia qualcosa che si possa fotografare, che si possa osservare, con cui ci si possa confrontare. Il mio personaggio invece, Stefano, è un personaggio che crede che la verità sia qualcosa che si possa plasmare, che si possa manipolare. È uno scrittore, è un insegnante che insegna ai suoi alunni che la verità è qualcosa che si piega alla nostra capacità di saperla vendere agli altri. E questa è la grande gabbia nella quale lui è schiavo, ma soprattutto è la trappola nella quale poi cerca di trascinare anche la Angela, il personaggio più puro, che è poi la figlia di Roberto. Credo che ogni personaggio di questo film sia un po' ambiguo a modo suo e anche il mio personaggio, che apparentemente potrebbe sembrare invece, che poi lo è da una parte molto puro, molto etereo, e molto chiaro il suo percorso, poi in realtà tira fuori anche lei una vita segreta, una vita nascosta, una vita, a cercare di scappare un po' dagli standard della sua famiglia. E proprio per questo è interessante, secondo me è stato interessante interpretarla e per me è stato un onore grandissimo essere parte di questo film, sia per Peter che di cui ero grande fan da quando ero piccola, di Marco che ero veramente molto fissata con Gomorra, a Silvio per la grande stima che ho nei confronti di Tommaso e Fabrizio, quindi per me mi sento un po' un pesce fuor d'acqua in questa storia. E sono veramente molto onorata di essere qua. Insomma, hai risaputo che poi
diciamo genericamente i cattivi sono i personaggi più belli da interpretare per gli attori, quindi insomma non oserei dire che è una pacchia quando capita. Noi l'abbiamo girato prima della pandemia questo film, ma nonostante tutto quello che è successo, la domanda che pone il film è tragicamente è ancora più attuale di prima, cioè il fatto, no, che cosa, quello che siamo disposti a sacrificare in favore di una presunta sicurezza a distanza è tremendamente attuale e il rischio di perderci in questo gioco, in questa vita di relazione è altissimo. È ben difficile parlare di questo personaggio, perché come parlare di un familiare? Quindi non è semplice, però la cosa che mi viene da dire è che è un personaggio che si percepisce attraverso la percezione degli altri personaggi che hanno di lui. È stato importante fare tesoro di ogni giorno che si girava, perché avevo a che fare con Peter Chesson, che ama veramente, quando dico che è un regista che ama gli attori, è perché si concentra moltissimo sulla natura degli attori che ha davanti. Quindi lo ringrazio per avermi sollecitato anche nel breve tempo che abbiamo avuto a tirare fuori delle cose che non sapevo se ero in grado di fare, perché è veramente una cosa molto speciale e anche difficile. Quindi, siccome non c'è niente di più stimolante che fare una cosa che si presenta come più grande di te alla fine, devo dire che siccome è un lavoro fatto di relazioni, questo è quello che mi sento di dire, insomma, che esiste anche per lo spettatore, esisterà rispetto alla percezione che gli altri personaggi hanno di lui o che raccontano di lui. Davvero un sogno realizzato per me, perché ho trovato tre volte prima senza successo e finalmente, perché una casa qui, non lontana da qui, dall'altra parte degli Afuani, no, è stato un sogno realizzato. Tutto questo sempre con attori italiani è un po' terrificante, devo ammettere, è un po' terrificante, ma dopo, ma ci sono attori bravi, devo dire, e anche abbiamo la lingua in comune di far film, di recitare. È stato davvero un piacere.